Boni. Quando era in manifesto non era barba, però, eh? Ancora, ma veniva piano piano, era spuntava loro. Guarda che come succede, guarda che succede qui. Che io duetterò con Antonio. Io duetto con Antonio. L'hai messo in croce per farlo duettare con te? L'ho costretto con dei ricatti specifici. Eh sì, adesso vediamo quello che esce fuori. Allora, questo sul giro cellulare. Scusate, si vede che sono giochi, scusate. Si vede che sono giovani perché lei con le parole qui. Allora, prego, qui c'è la telecamera, se tu lo metti qui, praticamente l'unica persona che non si vedrà nulla di quello che canta è Antonio Poli stasera. Quindi mettila un po' più qua, magari ti giri la testa, insomma. Perché se no la telecamera è quella, verrà tutto ripreso, ma se tu non. Tu riesci a leggerlo. No, in realtà non è vero che lui ha messo in croce Antonio, tutto sommato. Antonio ha sentito Emanuele cantare e ha detto io vorrei fare un duetto con lui. Non è che non ha detto a me e basta. Mentre cantava su Rai 1, Antonio mi ha scritto su Facebook, l'ha scritto poi pubblicato, vorrei fare un duetto con Emanuele per te. Quindi, allora, ecco, no, perché se no pare che ti sei messo di no, non so. Ok? Questo ha ancora amore ancora di più di Antonio. Esatto, questo volevo dire, stavo per dire questa cosa qui, che veramente veramente capita spesso a me di fare le foto con Antonio. E con Emanuele. Allora, ragazzi, è il momento vostro, lo gestite voi, poi arriva il pianista, lo presenti tu, fai come ti pare. Questo è il momento. Antonio Poli per noi a Viterbo, grazie Antonio. Vittorio comincia a parlare al microfono, così vorrei fare la che cosa cantare? My Way, di Frank Sinatra. Vai. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain I've lived a life that's full. I travel each and every highway, more, much more than this. I tear it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I plan each out of course, each careful step I'm on the byway. And more, much more than this, I tear it my way. Amusing.
Lo dedichiamo a lui, va?
Cristian. Grazie, grazie. Adesso io lascio il palco ad Antonio. Ci vediamo dopo noi. Prima di far venire Fabrizio Vidi, il maestro che mi accompagnerà, mi sento emozionato anch'io perché... Innanzitutto, sicuramente cantare queste cose mi ha riportato un pochino a quando ho iniziato. Io ho iniziato dal mini festival, per cui nel 1998 mi sono presentato un po' cicciottello, quelli l'ho ripreso un pochino. E ho vinto questo premio e da lì è partita un pochino quella che è stata poi la mia carriera. E io volevo fare i miei complimenti e ringraziare chiaramente entrambi i Paoli, no? Per questo bellissimo invito, per questa bellissima festa. Però se me lo concedi, Paolo, io ringraziare Paolo Muricoli perché lui ha dato la possibilità attraverso il mini festival a tanti ragazzi di esaudire il proprio sogno. Poi c'è stato chi ce l'ha fatto e chi non ce l'ha fatto, chiaramente è un po' di stima, no? Però Paolo è, oltre ad essere un bravissimo presentatore, insomma un factotum, diciamo, fondamentalmente è una persona di cuore e questo va premiato perché nonostante le difficoltà che ci sono state tantissimi anni anche per il mini festival è riuscito sempre a portare avanti questa manifestazione, ha dato la possibilità appunto ai ragazzi di, anche a quelli che non hanno potuto fare carriera, perché non è che si parte per avere successo, no? Cioè noi bambini partiamo perché abbiamo la voglia di cantare, cioè il ragazzo di 10 anni non sa manco che è successo, forse glielo dice il genitore, però quello non vede l'ora di salire sul palcoscenico e di appunto far sentire agli altri quello che ha nel cuore. E Paolo l'ha fatto sempre in modo disinteressato e veramente vi posso assicurare che ci ha mostrato sempre il suo amore per la musica e per questa scoperta dei talenti giovani. Quindi io farei un grande applauso a Paolo. Vi potete immaginare che Antonio Poli quando sta a cantare gli tremava la mano e gli metteva la mano. Cioè, non era preventivato che io salissi sul palco adesso, ovviamente, però come faceva non salirci? Cioè, lui si è emozionato, lui, figuriamoci io, insomma. E detto, grazie di tutto, che ti dico, le parole sono state bellissime, la musica pure. Sono contento che sei emozionato a ricantare questi pezzi, perché effettivamente l'emozione fa venire a tanti, insomma. Grazie. Adesso andiamo a fare un pochino quello che invece faccio di solito. Maestro Fabrizio Vidi. Vittorio, me la metti un pochino più di effettino qua che è molto sottile. Pure sto fumo, tanto a me non mi serve perché ce lo mettono manco nell'opera, quando ce lo mettono diciamo subito via. Basta fumo. Almeno sia buono. Io so già chi l'ha detto pure. Senza lasciarmi un po'.
e adesso facciamo Mare Chiaro. Dicevo. Adesso canterò L'immensità di Lombardi, dedicata a tutti voi. Qualcuno pensa un po' con me.
Volevo dire, ma perché ha cantato questa canzone adesso Emanuele? Che c'entra con Antonio? C'entra, perché mentre Emanuele cantava questa canzone su Rai 1 per fare una cosa, per ti lascio una canzone, l'Eurofest, questa roba qua, Antonio in chat, che lui stava a Bruxelles, Antonio, a fare qualcosa tante, e mi ha chattato quella frase, mi ha detto voglio duettare con Emanuele, allora ecco perché hai fatto questa canzone adesso. Grazie mille. Grazie, possiamo richiamare un altro Antonio. Grazie, Antonio. Forse è andato a accompagnare il maestro Lidico, forse invece c'è. Antonio. Ah, qualche altra foto. Fabio, sì. Penso che sei da qualche parte, spero che ci sei. Ti volevamo ringraziare, guarda, veramente. Grazie a voi. Per aver fatto questa cosa, di venire da Napoli, che sono ritornare via, veramente. Sì. E ha dato dai titoli di mondo onore alla nostra città, lustro onore alla nostra città, questo te ne dobbiamo rendere merito in modo pubblico. Grazie Antonio Poli. Grazie a voi. E un grande applauso Antonio. Grazie. Ho facciato una bella cosa, devo dire, puoi avere un futuro insieme. Siamo ancora a Sanremo insieme. No, per andare sì, in contatto. Sì. Posso fare okay. Insieme, ok? Non allora, io ho 14 anni per la cronaca, quasi neanche. Sì, non sempre. Veramente. E com'era la cosa? Ti ricordava cosa quando l'ha visto? Beh, mi ricordava a me quando ero ragazzo, all'età sua, che facevo mini festival appunto. E appunto per questo vi facciamo un duetto. L'avete fatto, il sogno si è avverato. Io per favore. Ok, grazie ancora. Grazie. Ancora Emanuele, un applauso, un altro applauso per tutti. Grazie. Dunque.